Dalla città al bosco, la cura della natura. Il percorso che proponiamo parte idealmente dal centro cittadino di Magenta, presso la stazione ferroviaria. Da lì, percorrendo la pista ciclabile che porta a Ponte Vecchio, inizia la valle che scende rapidamente verso l'area agricola sino al Parco del Ticino. Andremo a visitare il centro di recupero della fauna selvatica gestito dalla LIPU, nato per recuperare e restituire alla libertà gli animali selvatici in difficoltà e sensibilizzare e informare l'opinione pubblica attraverso iniziative di divulgazione e di educazione ambientale. Termineremo il nostro itinerario nella riserva naturale orientata della Fagiana, dove tra boschi di cerro, farnia e carpino nero dimora una ricchissima fauna. Caprioli, volpi, tassi, scoiattoli, ghiri, faine e lepri sono i più comuni frequentatori della riserva, dove lasciano moltissime tracce del loro passaggio nei pressi del centro. Tra le fronde degli alberi, un occhio allenato può scorgere la sagoma dell'allocco intento a dormire. Nel cielo sopra la riserva volteggiano la poiana, il nibbio bruno e il falco pecchiaiolo, mentre in primavera la garzetta e l'airone cenerino si spostano incessantemente tra il bosco e il fiume per portare il cibo ai loro piccoli nel nido. Buona visita!